Accoglienza, valorizzazione e rigenerazione sono queste le tre parole chiave che caratterizzano la mission del MAR, il Museo d'Arte della città di Ravenna, dopo i mesi di chiusura dovuti alla pandemia. È stato inaugurato quest'oggi 26 maggio il nuovo ingresso con accesso dai giardini pubblici attraverso la storica facciata cinquecentesca della loggetta lombardesca, alla presenza del sindaco di Ravenna Michele De Pascale, dell'assessore alla cultura Elsa Signorino e del direttore del MAR Maurizio Tarantino. Un MAR sempre più aperto a nuovi pubblici è l'obiettivo, aperto a chi passeggiando per i giardini sceglierà di visitare il quadriportico gratuitamente e farsi trasportare dalle opere per continuare la visita nelle sale del museo. È stato infatti presentato oggi il riallestimento del quadriportico, dove sono state esposte alcune delle opere della collezione permanente, le opere di Mirko e Emilio Greco, oltre a due nuove acquisizioni esposte nelle sale del museo, l'opera iconica di Banksy, il Lanciatore di Fiori e la Sacra Famiglia con San Giovannino e Santa Elisabetta di Barbara Longhi. L'apertura dell'ingresso lato giardini è molto importante, non soltanto e non tanto da un punto di vista logistico, certo è un ingresso che mette in valore la splendida loggia, ma è soprattutto un ingresso che apre un dialogo diretto, senza soluzione di continuità, fra il museo e l'area dei giardini. È importante questo dialogo diretto perché significa aprire il museo a pubblici anche non usuali. L'idea dell'apertura del secondo ingresso nasce proprio da questa sfida. Oggi non è più tempo di musei per pochi, oggi è il tempo di musei per tanti che possono decidere, passeggiando ai giardini, di entrare nel quadriportico di un museo, ammirare le opere d'arte che sono allestite nel quadriportico e a quel punto decidere di uscire, ma anche magari di farsi venire la curiosità di salire ai piani superiori, in questo momento di vedere la splendida mostra di Paolo Roversi, oppure di andare ad ammirare le nuove acquisizioni del museo, fra le quali voglio ricordare l'acquisizione di un'opera importante di Barbara Longhi, una artista donna di straordinario interesse, ed anche la possibilità di ammirare, perché questo sarà consentito a partire da oggi al MAR, un'opera iconica, forse del più famoso degli artisti di street art, Banksy, il Lanciatore di Fiori. Quindi davvero l'idea che abbiamo coltivato è l'idea di un museo come organismo vivo e vitale che si apre a modalità di fruizione diversificate, a pubblici anche che non tradizionalmente frequentano i musei, che però devono potersi riconoscere nei musei come luoghi di conservazione del patrimonio e di produzione di cultura. Per questo all'inaugurazione di oggi noi abbiamo un pubblico straordinario. Abbiamo i bambini della scuola dell'infanzia qui accanto, perché nel museo è una delle sedi di allestimento del festival Arrivano dal Mare, e adesso ci ha raggiunto da poco una classe del liceo scientifico Oriani di Ravenna che ben rappresenta questa dimensione del rapporto con l'arte dei giovani e giovanissimi, che ovviamente si misurano con l'arte, con le loro sensibilità e con la loro, come dire, percezione della contemporaneità. In merito alle opere musive della collezione permanente, prima esposte nel quadriportico, il presidente del museo Mario Brighi e la responsabile del coordinamento culturale del MAR Giorgia Salerno hanno spiegato che le opere sono state temporaneamente trasferite in un deposito per permettere i lavori di riallestimento del quadriportico e che troveranno una nuova collocazione nei prossimi mesi, probabilmente entro la fine del 2021, nelle sale al pian terreno del MAR, nell'ala destra, con un nuovo allestimento che ne valorizzerà le peculiarità.